suo dentifricio non l'ho trovato. Gli hai messo un altro bagno? Sì, mille grazie, Anna. Sempre gentile. Piacere, sono Diego. Possiamo darci del tu? Si chiama Roberto, è un po' musone. Ma quando comincia a parlare non si ferma più. Non è vero, signor Righi? Gran brutta roba, la vecchiaia. Ma aveva ragione la mia Berta. Prima o poi ci si passa tutti. E chi ti ha detto che ci voglia arrivare alla tua età? Anna, ci vuole ancora molto? Sì, mi scusi, dottore, arrivo. Buongiorno. Non è mai un buongiorno. E questo? L'ho fatto portare io. Volevo ravvivare l'ambiente con un po' di natura. E Anna è stata così gentile. Anna, l'infermiera, l'ha presa qui fuori nel parco. Oh, ci sono tantissime piante secolari e qualcuna da fiore. Non mi interessa ravvivare questo schifo di stanza. Frescolino. C'è la finestra aperta. E chiudila, no? Sei freddo. E allora? Oh, questa non me la voglio proprio perdere. C'è una grossa signora vestita di tutto punto, con un enorme cappello. Sembra uscita da un film dagli anni 50. Sta portando a passeggio un cagnolino. Sì, ma costo vento deve badare alla gonna, al cagnolino e al cappellone. Sì, scommetto due dosi di mele cotte che qualcosa le vola via. Infatti. Lo dicevo io. 3 anni che lavoro qui e anche un grazie. Ma ce l'ho io il rimedio. La mia Berta per queste cose era un portento. Un po' di acetone per unghie sulla capote della sua Ford Extra Lusso. Basta con sto casino di mattina presto. Veramente lei è il dormiglione, signor Righi. Come se ci fosse altro da fare. Sarà meglio che vada, altrimenti chi lo sente? Alla tua età. Ma sai che è sposata? Alla mia età non si è più così fiscali. Anna mi ha detto cosa ti è successo. Mi dispiace per... Erika. Si chiama Erika. Oh, ragazzi, perdi tempo. Hanno invaso tutto il parco. Sembrano un esercito di cavallette devastatrici. Ah, ma sono organizzatissimi però, eh. Qualcuno suona la chitarra e cantano, allegri.
altri hanno in mano dei bastoncini. No, no, mi sembrano delle cannucce. Hanno invaso tutto il campo di bolle di sapone. Oh, ma ce ne sono tantissimi, dovreste vedere, tutte colorate. Ma il sole, è il sole che gli dà il colore dell'arcobaleno. Eh sì, le bolle di sapone, me le ricordo da bambino. E l'unica cosa è che durano un attimo e poi svaniscono come un sogno. Ma smettila, l'ha fatto anche a me, mica ha fatto tutti sti versi. Vero, Anna, che sono più bravo? Sì, signor Righi, lei effettivamente... Anna, ti prego, dammi del tuo. Sì, Roberto, tu sei stato molto più bravo di Diego, devo ammetterlo. Beh, ma lui non ha 70 anni suonati come me. Aia. Sì, la solita vecchia scusa. Forza, coraggio, o dico la biondina del turno di notte... che ha bleffato sull'età. La biondina sul turno di notte. Sì, molto carina. Tutto bene? Sì. L'hai visto? Cosa? Riesci a vedere che succede nel parco? Oh, quanta gente! E quanti bambini! Oh sì, mi sa che è una scolaresca. Ah, a due stanno cercando di far volare un aquilone, sembra con scarsi risultati. Non c'è abbastanza vento. Un altro invece è appoggiato a un albero, sta contando. Probabilmente stanno giocando a nascondino. No, a nascondino, stanno giocando a mosca cieca. Sì, guarda come si rincorrono. Guarda, l'ha preso uno l'hanno preso, sì, oh, mi ricordo anch'io. Era uno dei miei giochi preferiti quando ero bambino. Oh, guarda come si rincorrono, come sono felici, contenti. Anna, posso cambiare di letto? No. Come no? Perché non posso guardare fuori? Guarda che sei proprio un egoista. Non è questione di egoismo. Guarda che io sono qua da più tempo di te. Potevi pensarci prima, non credi? Non pensare di fare quello che vuoi solo perché sei un vecchio. Anna? Io... dovete decidere tra di voi.
Sì. Adesso posso cambiare di letto. Perché non hai chiamato? Adesso posso cambiare di letto. Come vuole lei, signor Righi.